Radio Magazin. Hier ist die Deutsche Welle. Ici la Voix de l'Allemagne. Radio Svizzera Internazionale. This is the Voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador. Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni. Singapore Radio Network, il terzo radio. Um chute cego do Reinaldo quando a bola desceu, o goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bonsuça. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira. Salve amici, al microfono Dario Villani. Prima di entrare nel vivo e l'argomento di oggi, vi rammento che al termine avremo il consueto spazio con le notizie, il cui testo, insieme al file audio da scaricare in podcast, li potrete ritrovare sul nostro sito web www.radiomagazine.net e dove potrete accedere per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Vi rammento anche il nostro indirizzo di posta elettronica per inviare commenti e suggerimenti, per segnalare eventi e notizie o anche per proporre argomenti e interviste. Email radiomagazineinfo@gmail.com, ripeto, radiomagazineinfo@gmail.com. Siamo presenti con la nostra pagina anche su Facebook e su Instagram e vi invitiamo a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official, dove peraltro avrete modo di interagire in maniera più diretta con noi. Salve amici, al microfono Dario Villani. Oggi ospite della nostra trasmissione è Gabriele Barbi di Ferrara di Montebaldo in provincia di Verona. Buonasera e benvenuto in trasmissione, Gabriele. Ciao Dario, grazie a te e grazie agli amici che ascoltano Radio Magazine per la possibilità di arrivare in trasmissione con te, quindi di passare da ascoltatore all'altra parte del microfono per fare quattro chiacchiere. Ecco, da come abbiamo già avuto modo di parlare in un tuo recente passaggio qui da noi, tu da molti anni sei nel mondo delle radio private italiane, sia come conduttore che come programmista. Una nota positiva in questo periodo è il finalmente arrivato passaggio al digitale anche per la radio. Ma ancora prima di questo c'è il fenomeno delle web radio e del podcast. Come sta cambiando il modo di fare radio in Italia? Beh, io ti posso dare il mio punto di vista da appassionato. Sì, ho fatto molti anni di radio, ho fatto molta gavetta, poi è diventato un lavoro, poi si è fermato come lavoro, poi siamo ritornati, insomma, un andirivieni sempre con la radio di mezzo. Non sono un titolato, sono, ripeto, un appassionato che comunque cerca di tenersi informato sul mondo della radio. È molto bello questo fenomeno nuovo, digitale, nuovo insomma tra virgolette, perché qualche anno che stiamo seguendo questo passaggio al digitale. C'è solo da capire come e quale sarà il digitale giusto, perché subito mi viene il dubbio sul DAB. Io sinceramente non credo molto in questo sistema di trasmissione, abbastanza vecchio già sul nascere, perché insomma se ne parla da metà degli anni 90. Adesso sì, le automobili escono con il ricevitore DAB a bordo, ci sono stati i primi consorzi appunto a metà degli anni 90, adesso si sono ampliati, vedo parecchia difficoltà dell'emittenza locale ad arrivare sul DAB, ma soprattutto questo DAB che arriva in un momento un po' sbagliato, è un po' sfortunato, diciamocelo, perché arriva dove il fenomeno dell'IP, quindi della trasmissione via web, è effettivamente già a buon punto. Insomma, la possibilità di ascoltare la radio tramite uno smartphone, tramite un tablet, tramite il computer, ce l'abbiamo ormai, non dico tutti, ma buona parte, anche grazie soprattutto in mobilità a tariffe molto vantaggiose con i vari gestori che ci danno un sacco di giga per ascoltare la radio IP. Ecco, quindi
vedo un po' il dub come forse che ne so, uno sfizio di chi vuol fare la radio con quel sistema, ma che dall'altra parte obbliga l'ascoltatore ad esempio ad acquistare un ricevitore. Per carità, ci sono anche ricevitori abbastanza economici, ma il fatto di avere uno smartphone in tasca che si collega con l'autoradio in automobile, che ci portiamo praticamente appresso tutto il giorno, ci permette di fruire la radio tramite IP in modo molto semplice e decisamente economico. Ecco, quindi staremo a vedere come andrà a finire la battaglia tra DAB e IP. Io sinceramente sto tifando moltissimo per l'IP, ma spero anche che le trasmissioni classiche non vengano mai interrotte, perché insomma la fruizione della radio normale, tra virgolette, è quella a cui siamo stati abituati in questi anni, è decisamente la più economica e la più interessante per quanto riguarda il punto di vista dell'ascoltatore, dove con una radio da pochissimi soldi può permettersi appunto di restare informato, di ascoltare la propria musica preferita, insomma, di passare qualche ora di piacevole compagnia, piacevole svago con il programma preferito. Assieme alla radio IP, e sto notando anche un interesse veramente grande per quanto riguarda il mondo dei podcast, cosa che esiste da alcuni anni ma che ultimamente si sta facendo notare. Forse anche è stato complice il famoso lockdown, dove tanti da casa facevano podcast e ascoltavano podcast, perché è uno dei sistemi, assieme alle radio web, per ascoltare dei servizi interessanti, dei contenuti audio realizzati dalle varie persone, un po' stile blog se vogliamo, ma in audio, dove appunto raccontano le proprie passioni, che ne so, leggono libri, raccontano la giornata, una sorta di diario, ma anche temi vari, dallo sport alle notizie di società. Quindi un altro modo sicuramente di intendere una radio un po' diversa da quella a cui siamo stati abituati fino a poco tempo fa, sia dal punto di vista della fruizione ma anche dal punto di vista del fare la radio. Quindi insomma stanno cambiando tantissime cose. Il podcast ad esempio ci permette di fare davvero in modo molto semplice, a volte anche con il semplice smartphone, dei veri e propri programmi radiofonici che vanno indirizzati chiaramente ad un pubblico interessato, ma anche il mondo della web radio ci ha portato a intendere la radio in modo un po' diverso da quello classico dell'FM, dove appunto queste realtà, alcune delle quali veramente interessanti anche dal punto di vista commerciale, fanno grandi numeri, in altri casi invece danno spazio a trasmissioni di nicchia, sia dal punto di vista musicale che dal punto di vista dei contenuti, che spesso e volentieri non troviamo invece in radio, diciamo, più classiche. Ecco, già il mondo dell'editoria tradizionale sta attraversando una profonda crisi, accentuata ancora di più dall'emergenza sanitaria. La Federazione Editori rivela migliaia di copie di quotidiani che tornano invendute dalle edicole, e pochissime sono le persone che si abbonano alle edizioni digitali disponibili sul web. È la stessa crisi che, per assurdo, in un certo senso ha fatto fallire l'editoria specializzata, lasciandoci orfani ad esempio di riviste di settore come Mille Canali, che seguiva da vicino l'emittenza privata sia radiofonica che televisiva, mentre ora non abbiamo più chi ci parla del nostro settore. È un mondo ancora in evoluzione, quello del podcast, che rivela l'aumento di contenuti e di offerta, ma chi è che ci dirà statisticamente chi è realmente il pubblico che segue queste piattaforme? Anche se è noto che ci sono alcuni operatori che vanno a caccia, no, di nuove produzioni radiofoniche. Mi piace molto che tu abbia accennato a Mille Canali, perché proprio su quella rivista molti anni fa leggevo del famoso DAB di cui parlavo prima. Insomma, metà anni 90, poco prima, si parlava dei primi esperimenti, dei primi consorzi. Mi spiace molto che non ci sia più questa rivista. Al tempo era veramente uno dei pochissimi sistemi per avere informazioni sul mondo della radio, per sentire un po' il polso della radio. In effetti c'è stata questa crisi che si è abbattuta sulle testate giornalistiche, non solo quelle di nicchia,
ma anche quelle più popolari, insomma, che fanno sempre più fatica a pubblicare copie. Anche gli abbonamenti digitali, in effetti, non so quanti siano numericamente parlando, ma credo che sia poca la gente che abbia voglia di abbonarsi ad una testata online. Ecco, forse siamo un po' lontani dall'idea di sostenere chi appunto ci può dare informazione. Forse purtroppo abbiamo tutti quanti la voglia di avere le cose gratis e subito, ma facendo così, insomma, non ci rendiamo conto che tanti servizi importanti possano venire meno. Per quanto riguarda il podcast, che io sappia non ci sono delle vere e proprie indagini d'ascolto come quelle della radio o della televisione. Ci sono delle statistiche che vengono lette da chi fa il podcast, ci sono comunque dei numeri che non sono altissimi ma che sono interessanti, e soprattutto la fidelizzazione del podcast, perché questo forse è l'argomento più importante. Chi ascolta podcast lo fa dall'inizio alla fine, cioè lo scegli, lo ascolti perché ti piace, perché ti appassiona, perché cerchi di sapere qualcosa di più su quel determinato argomento. Questa forse è la forza vera del podcast. Poi il polso della situazione invece di questo sistema può arrivare dalle notizie che ultimamente noto sempre di più, cioè dove i grandi colossi investono delle cifre veramente importanti su questo nuovo modo di fare e di fruire audio. Ne cito uno tra i tanti: Spotify e Anchor FM si sono unite appunto per fornire un servizio molto particolare. In certi paesi c'è la possibilità addirittura di realizzare dei podcast grazie a Spotify con la musica legalmente, quindi con i diritti che vengono riconosciuti agli autori appunto delle canzoni. In Italia questa cosa deve ancora partire, ma in tanti paesi sta già funzionando molto bene. Ecco, alcuni vedono un po' di cattivo occhio questo colosso che entra nel mondo del podcast. Sinceramente, quando io vedo un colosso che si muove, vuol dire che insomma alla fine il sistema sta funzionando, insomma quella cosa, quell'audio, quel mondo si sta facendo notare, ecco. E sono anche tante le persone che stanno cercando di realizzare contenuti. Per carità, c'è chi lo fa in modo casalingo, un po' approssimativo, ma c'è anche chi realizza delle vere e proprie opere d'arte. Mi sento di segnalare ad esempio come caso podcast decisamente più interessante e a mio avviso veramente ben fatto Veleno, nonostante tratti una tematica molto pesante che riguarda appunto storie di pedofilia nella bassa modenese, ma è stato realizzato da Pablo Trincia con una professionalità e un lavoro di redazione e di ricerca di informazioni davvero gigantesco e fatto veramente molto molto bene. Poi troviamo anche il podcast, per carità, di quello che ci parla della partita di calcetto, ma fa parte del gioco, insomma fa parte di questa platea di contenuti che finalmente si possono ascoltare in tutta tranquillità con una semplice applicazione su uno smartphone. Ecco Gabriele Barbi in collegamento da Ferrara di Montebaldo, provincia di Verona. Se sei d'accordo, facciamo una breve pausa e dopo riprendiamo il nostro discorso. Molto volentieri, facciamo una pausa e se vuoi, già che ci sei, puoi anche mettere la moka sul fuoco, che un caffè è sempre gradito. Great music. Rieccoci qui a Spoiler su Radio Latte e Miele, ma in nostra compagnia c'è Enrico Papi. Ovviamente stiamo parlando di Name That Tune, c'è stata la prima puntata martedì, insomma ci siamo veramente tanto divertiti. Radio Capri. Due di denari. Salve, sono Alberto e chiamo dalla provincia di Frosinone. Ecco, chiedevo a voi se era possibile cortesemente una risposta. Sapere e sapere. Web Radio su R101.it o sull'app gratuita di R101. Enjoy the music.
Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni. Gabriele Barbi in collegamento da Ferrara di Montebaldo, provincia di Verona. Ecco, oltre al podcast ci sono dei siti web come il radiomap.eu, dove puoi ritrovare in streaming immediatamente sul desktop o sul tuo cellulare tutte le radio europee. Vogliamo parlare di questo? Sì, sono siti molto interessanti. Assieme a quello che hai citato, mi permetto di aggiungere ad esempio Radio Garden, che è un bel mappamondo dove c'è la possibilità con un cerchietto di cercare le città e le zone su un mappamondo vero e proprio, e la possibilità appunto di sentire le stazioni in giro per il mondo. Non ci sono proprio tutte, però ce n'è un buon numero. Proprio alcuni giorni fa mi sono divertito a passare dall'estremo est ai paesi sudamericani, notando appunto la differenza degli stili musicali, ma anche la differenza di conduzione del clock della radio, dei modi di trasmettere, di intrattenere il pubblico. Ogni paese insomma ha il suo, è un po' un marchio di fabbrica e di riconoscimento. No, sono siti e applicazioni molto belle che uso spesso anch'io. Voglio segnalarvi ad esempio anche quella di fm-world.it, dove sono raccolte le principali stazioni nazionali, quindi network, la RAI eccetera eccetera, Radio 24, chi più ne ha più ne metta, ma sono presenti anche moltissime radio locali e regionali che si possono ascoltare appunto semplicemente cercando e cliccando sull'app, toccando il famoso smartphone. Poi c'è anche quel sito molto carino, ma lì si va un po' più sul radioascolto, che è quella l'università di Twente in Olanda, che permette di usare un vero e proprio radioricevitore impostando una frequenza e girando la manopola come nella più classica delle radio. Ecco, parliamo di podcast, che è anche incontro fra domanda e offerta. Oggi c'è solo YouTube che ti consente di monetizzare, ma pretende un elevatissimo numero di iscritti al tuo canale. Che futuro vedi per chi lavora in questo settore, Gabriele? Questo credo sia l'argomento più buio del mondo del podcast, ovvero monetizzare con il podcast. Al momento la vedo una cosa molto complicata. Ci sono alcuni servizi che ti permettono di guadagnare il famoso 0,0001 centesimo a fronte di migliaia di ascoltatori. Il più delle volte, se va bene, se i numeri sono grandi, probabilmente riesci semplicemente a pagarti le spese di questi servizi. Ecco perché consiglio sempre servizi gratuiti come Anchor FM o Castbox, dove si possono realizzare podcast a costo zero. Ecco, almeno non ci si rimette denaro. Per quanto riguarda la possibilità di guadagno, credo che in un futuro ci si possa ragionare, nel senso che è tutto in fase di sviluppo, quindi il podcast che sta prendendo piede negli Stati Uniti, ci sono dei segnali che riguardano ad esempio i podcast dedicati a marchi, a ditte, dove effettivamente uno può raccontare la storia di un determinato marchio con aneddoti particolari e chiaramente essere pagato per quello scopo. Quindi diciamo che lo spot pubblicitario classico, come lo intendiamo, quello che sentiamo via radio, magari non esisterà più, ma ci troveremo, che ne so, di fronte a dei documentari su un prodotto dove da un certo punto di vista noi godiamo nell'ascoltare la storia, gli aneddoti, i personaggi eccetera eccetera, e dall'altro chi realizza questi prodotti è giusto anche che venga remunerato per la sua creatività e per le sue capacità. Ecco, probabilmente questo sarà uno degli argomenti da chiarire nel corso dei prossimi anni, perché in qualche modo ci si dovrà pur guadagnare, insomma sono servizi che vengono effettuati e come ogni servizio è giusto anche che si venga retribuiti per quello che si fa. Ecco, capire un po' dove andare a parare e dove cercare i soldi, questo è un argomento a cui purtroppo non so rispondere, anche perché io sono un inguaribile sognatore
e quando c'è da parlare di business, mi spiace, ma chiudo immediatamente la porta. Allora, Gabriele Barbri, prima di chiudere, vogliamo rammentare i nostri ascoltatori dell'iniziativa che stai sviluppando in questo periodo, Radio Pirata, la radio nella radio. Cos'è questa iniziativa e dove la possono scaricare? Radio Pirata, la radio nella radio, diciamo che è la mia creatura, è la mia bella figlia tanto amata, che gira ormai da 3 anni, che è nata grazie all'insistenza del DALS, che è il boss di Astaradio.com. Grazie alla sua insistenza sono uscito da un brevissimo periodo di silenzio, avevo abbandonato l'FM e mi ha dato un po' la carica e l'energia per tornare a fare un programma radiofonico. È nato proprio come programma radiofonico per il web, poi diffuso anche in FM da una radio locale che è Radio RCS tramite le sue frequenze locali, ma anche sul canale del digitale terrestre che serve la zona del Veneto, parte dell'Emilia e parte della Lombardia. Il programma è una sorta di mini palinsesto, come mi piace definirlo, dove questa fantomatica radio pirata completamente libera va in inserirsi su queste frequenze e sul web, perché in effetti è un programma realizzato da più segmenti. Ci sono io all'inizio, che parlo di radio, della sua storia, dell'attualità della radio, e con me c'è anche Gioacchino Stallone, che continua con una piccola rubrica dedicata sempre al mondo della radio. Poi è presente Ellie the Worst, bellissimo momento, sono di parte perché è mia moglie, con Bastian Contrario, che è un sipario di pensieri liberi, giusto per tenere in allenamento il cervello e la mente e per sperare, per spronare un po' a pensare ad un mondo migliore. E c'è la parte con Luca Topos in Fabula, dove invece l'argomento principale è la cultura, si parla di letteratura, di cinema e dei linguaggi che spesso si incrociano in un mondo e nell'altro. E poi c'è una conclusione musicale di musica classica con il cameo di Anna, dove trasmettiamo appunto un brano di musica classica. Esiste anche in podcast sulle principali piattaforme, le solite, insomma, Google Podcast, Apple Podcast, Castbox, iTunes e chi più ne ha più ne metta, Spotify, giusto per fare qualche nome. In quel caso si ascoltano solamente i contenuti audio senza le canzoni, e tra l'altro c'è in fase di sviluppo un cambiamento del programma, che è nato, come dicevo, come programma radiofonico, ma che si sta trasformando invece in un podcast che genera un programma radiofonico. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che avremo dei tempi un po' diversi dalla classica conduzione da programma radiofonico, ma saremo un po' più liberi anche dal punto di vista delle ambientazioni audio e dal modo di creare contenuti. Comunque sia, andranno a formare un programma radiofonico. Questo potrebbe essere anche uno degli sviluppi, tornando all'argomento di prima dei podcast, dove, che ne so, la classica radio potrebbe in qualche modo utilizzare e usufruire di questo vastissimo mondo di contenuti che è il podcast per realizzare delle trasmissioni radiofoniche interessanti. Comunque, se volete saperne di più, c'è anche una pagina su Facebook, basta digitare Radio Pirata, la radio nella radio. Allora, grazie per essere stato in trasmissione, Gabriele, a risentirci. Grazie a te, caro Dario, per lo spazio che mi hai concesso, per queste belle 4 chiacchiere che spero di ripetere anche più avanti in trasmissione con te. Ovviamente un grande e caloroso saluto a tutti gli amici che ascoltano Radio Magazine. Fin qui la nostra chiacchierata con Gabriele Barbri di Ferrara di Montebaldo in provincia di Verona. Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni. È morto a 78 anni Lee Kun-hee, presidente di Samsung. Il decesso è avvenuto in ospedale a Seoul, dove l'uomo era ricoverato da lungo tempo, dopo un attacco di cuore nel 2014. In una nota, la società sudcoreana ha dato notizie della scomparsa di Lee Kun-hee, ricordandolo come un vero visionario che ha trasformato Samsung da azienda locale in player innovatore e potenza industriale mondiale. La sua eredità sarà eterna.
WhatsApp. Ora le chat possono tacere per sempre. In arrivo nuova opzione per silenziare le conversazioni sgradite. Niente più notifiche dalle chat di gruppo che non ci interessano, ma da cui sarebbe problematico o quantomeno scortese uscire, né da quel conoscente che riempie i suoi contatti di foto e video più o meno divertenti. WhatsApp ha infatti deciso di far tacere per sempre le chat sgradite, introducendo una nuova opzione per liberare gli utenti dai trilli inutili dello smartphone. Al momento, se si vuole silenziare una chat, si può scegliere fra tre opzioni: farla tacere per 8 ore, per una settimana o per un anno. WhatsApp ha operato un cambiamento nella terza opzione: al posto di un anno, c'è la voce per sempre. L'intervento diventa quindi a tempo indeterminato. L'utente, come accade già adesso, potrà però ripensarci, e in qualsiasi momento potrà riattivare le notifiche della chat silenziata. La novità è presumibilmente in fase di distribuzione, e arriverà a disposizione degli utenti con i prossimi aggiornamenti dell'app. Durante il mese di novembre 2020, le famiglie che ne hanno diritto potranno cominciare a usufruire dei voucher fino a 500 euro per dotarsi di un connettività internet veloce e di un personal computer o un tablet. E quanto ha deciso il comitato banda ultralarga a Kabul, presieduto dalla ministra per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, Paola Pisano. Il comitato, si legge in una nota, ha dato mandato a Infratel, società del gruppo Invitalia S.p.A. e vigilata dal Ministero dello Sviluppo Economico, di agire affinché i cittadini possano usufruire quanto prima delle agevolazioni derivate dai voucher. Questa prima fase dell'erogazione dei voucher, viene precisato, rientra in un progetto più ampio che offrirà anche a famiglie con reddito superiore a 20.000 euro e a imprese la possibilità di beneficiarne. I dettagli per la seconda fase dell'erogazione di agevolazioni sono attualmente oggetto di approfondimento tecnico e verranno deliberati nella seduta del comitato già convocata per il 27 ottobre. La Svezia mette al bando le cinesi Huawei e ZTE nello sviluppo delle reti 5G. Lo rende noto un comunicato dell'autorità svedese per le poste e telecomunicazioni. Le condizioni imposte alle aziende che parteciperanno all'asta per le frequenze 5G, al via il 10 novembre, prevedono che nuove installazioni e implementazioni di funzioni centrali non devono essere realizzate con le prodotti dei fornitori Huawei e ZTE. In caso di utilizzo di infrastrutture esistenti, i prodotti Huawei e ZTE devono essere eliminati al più tardi il 1 gennaio 2025. A ricevere l'approvazione per partecipare all'asta sono gli operatori I3G Access, Net4Mobility, Telia Sverige e Teracom. L'esame delle domande evidenzia l'autorità è stato condotto in consultazione con le forze armate svedesi e il servizio di sicurezza svedese, per garantire che l'uso di apparecchiature radio in queste bande non rechi danni alla sicurezza della Svezia. Amici, siamo al termine. Prima di salutarvi vi rammento che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net, email radiomagazineinfo@gmail.com e dal nostro sito potrete contribuire per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Siamo presenti con la nostra pagina anche su Facebook e su Instagram e vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale YouTube Radio Magazine Official. Un saluto da Dario Villani. Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.